Shoot!
Yellow.
Hey. Hey, Jesus. Che è successo? Perché? Perché stai così? Ci sono qua io. Siamo tutti qua. Non vedi quanti siamo? Tutti ti amiamo. Tutti.
dovuto pensare molto tempo prima di decidere cosa fare. Ho riflettuto bene e non penso ad alcuna ricompensa. Grazie, non sono venuto qui di ascoltare. E non dite che sarò dannato per sempre. Sono venuto qui perché ho visto che Gesù non controllava più le cose che lui. Inoltre, so che anche Gesù pensa a questo. A lui non dispiacerebbe saperlo qui. Smetti di protestare e di scusarti. Vogliamo solo delle informazioni. Tu conosci i suoi spostamenti. Noi conosciamo la legge. Il tuo aiuto in questa faccenda verrà ben ricompensato. Non voglio il vostro denaro, insegnato. Ma ho bisogno del vostro denaro. Ma tu puoi prenderlo lo stesso. Noi pensiamo che tu debba accettarlo. Pensa alle cose che potresti fare con questo denaro. Far beneficenza, darle ai poveri. Comprendiamo i tuoi motivi. Non è preziosa. È una ricompensa. Sono di notte, non troverete dove volete. Lontano dalla folla, nel giardino di Giuseppe. Totalmente di senno a pensare che sarò ricordato dai vostri visi inespressivi. È chiaro che il mio nome non varrà più nulla 10 minuti dopo la mia morte. Uno di voi mi tradirà, uno di voi mi rinnegherà, Pietro mi rinnegherà. Come potrei, maestro? Solo tra poche ore, 3 volte. E vedo anche dell'altro, uno di voi, uno che è seduto qui con me, uno dei miei 12 mi tradirà. Essere così drammatico. Sai benissimo. Perché non vai a farlo? Tu vuoi che io lo faccia? Sbrigati, ti stanno aspettando. Tu vuoi che io lo faccia? E pensare che ti ammiravo. Ora ti disprezzo. Sei un bugiardo. Sei un Giuda. Volevi che lo facessi. Riteresti che rimanessi qui a rovinare le tue ambizioni. Sbrigati, sciocco. Sbrigati e vai, ti stanno aspettando, non voglio sentire i tuoi discorsi. Vai! Vai! Seeking
nostri ideali muoiono intorno a noi a causa tua. La cosa peggiore è che qualcuno doveva consegnarti come un criminale ferito, con un vestito smesso. Vai, vai, sbrigati! Vai! Take this cup away from me. For
Jesus, he does not believe, but he do.
Ci rivolgiamo a Roma per giudicare Nazareth. Noi non abbiamo la legge per mandare morto un uomo. Vogliamo che sia crocifisso. È tutto quello che devi fare. Crocifisso. Così un re
Io ospite. Parlami, Gesù. Sei stato portato qui a ammalettato. Per posto della tua gente. Sai davvero perché? Dimmi, re dei Giudei! Dov'è il tuo re? Guarda. Il mio regno non è di questo mondo. Spiegami. Forse da qualche parte c'è un regno per me. Allora sei il re! Sei tu che lo dici! Io cerco la verità e vengo condannato. Ma cos'è la verità? È una legge immutabile? Entrambi abbiamo delle verità. È la mia uguale alla tua? Crocifiggilo! Come sarebbe crocifiggere il vostro re? Noi non abbiamo altro re che Cesare! È una novità questo rispetto per Cesare. Finora non l'avete avuto. Crocifiggilo! Chi è questo Gesù? Perché è così diverso? Crocifiggilo! Non ho fatto niente! Crocifiggilo! Non ho la minima colpa. Non vedo il motivo per crocifiggerlo. Crocifiggilo! Ezio! Ecco il vostro re calpestato. Non abbiamo altro re che Cesare! Imbattiti! Odiate noi più di lui! Non ne vedo la ragione! Quest'uomo è inoffensivo! Perché mi dà fastidio? Crede di essere importante! Ma per farvi contenti, lo flagellerò! Thank you.
questi meravigliosi ragazzi, a tutti i collaboratori, gli operatori di questo progetto. A scuola di musical, siamo stati qui stasera, ieri sera e tre sere fa, con tre musical diversi, con le scuole cittadine, le scuole superiori.